Buongiorno amici, ben ritrovati, una nuova giornata da iniziare in compagnia, in pole position, con il mondo del caffè, del buon caffè naturalmente, perché come diceva quell'adagio, no? Deve essere buono perché è un momento importante di pausa, di relax, anche di riflessione. Allora, proprio di caffè parliamo con la MIPED, un'azienda di Città di Castello in provincia di Perugia. Sono con noi questa mattina Angelo Pogliani, che ringrazio, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Angela, benvenuto. E il dottor Luca Pogliani. Buongiorno Buongiorno. anche a lei. Benvenuti entrambi. Do subito la parola ad Angelo Pogliani, per spiegarci come mai, come le è venuta questa idea nel 2001 di creare questa azienda. Ma nel 2001 è nata questa azienda dopo un'esperienza pluridecennale in Lombardia nel discorso commerciale. E con un trasferimento per una questione solo personale e non di altro genere, e trovando sul mercato una piccola entità che noi abbiamo acquisito, e da qui è nato il nostro discorso, il discorso della MIPED. Quindi c'era la MIPED in embrione, diciamo, in questo No, senso. diciamo che non è che non è che noi abbiamo avuto un trasferimento di regione per una questione di MIPED. È nata lì, È cioè nata quando lì, ecco. noi quando ci siamo trasferiti Perfetto. abbiamo trovato in un secondo tempo questa opportunità e l'abbiamo presa a base. Come mai proprio il caffè? Proprio il caffè, perché fermo restando che è nata, cioè esisteva di già una piccola entità che Ecco. già trattava caffè e prodotti Ha similari. ritenuto fosse un investimento importante, Ma diciamo interessante. che mi è piaciuta l'idea proprio perché già 15 anni fa non era come oggi che c'era una grossa espansione in questo settore. Certo. Però diciamo che l'idea mi sfagiolava e allora a quel punto abbiamo fatto questo salto, questo balzo, no? Questo Abbiamo balzo. acquisito questa piccola entità che erano poi di pochissimi E clienti da lì è e da cresciuta lì è poi nato il fino a oggi. discorso. Luca Pogliani, voi in particolare del caffè fate la vendita, delle cialde e delle capsule monodose. È un mercato in espansione in maniera incredibile. Sì, esattamente. Noi come azienda siamo cresciuti dai 58 clienti iniziali, siamo arrivati a servirne quasi 2000 Quindi 58 attualmente. che erano, diciamo, quasi in dotazione con Sì, questa prima, esatto. ecco. Siamo arrivati ad averne quasi 2000 sparsi nelle province di Perugia, Arezzo e Pesaro Urbino. E riusciamo a garantire a tutti questi clienti un servizio piuttosto preciso e puntuale. Come avete fatto? Qual è il segreto, diciamo? Il segreto, beh, intanto la capacità imprenditoriale di mio padre prima di me e attualmente anche la mia nel riuscire ad andare a seguire sempre il cliente lavorando, mettendo sempre il cliente al centro di tutto quello che è il nostro discorso. Per voi è importante, Angelo Pogliani, il prodotto. Sono prodotti italiani. Sì, intanto sono prodotti italiani, poi come diceva appunto mio figlio, il segreto di questa attività è uno solo, il servizio, perché Servizio. in effetti vendiamo caffè, no? Però il tutto arriva da un discorso iniziale che è il servizio, Certo. perché il nostro cliente attuale, poi in un secondo tempo vedremo lo sviluppo che noi vogliamo dare a questa piccola entità, e il segreto attuale è quello di noi non vendiamo un servizio. Il servizio vuol dire entriamo dal cliente, diamo in comodato d'uso l'attrezzo che è la macchina del caffè, Prodotto. diamo tutto quanto è il corso dell'assistenza, compresa quella tecnica, e poi di conseguenza arriva anche il prodotto caffè. E questo vi ha portato al successo, che poi Chiaramente il prodotto caffè deve approfondiremo. essere di ottima qualità, È beh, normale, ecco, certo. esatto. Dicevo, Angelo, lo approfondiremo un po' nel prime time, perché tornerete i nostri ospiti a Caffè 900, quindi avremo modo di parlare anche di questo. Per questa mattina è tutto. Io ringrazio Angelo Pogliani e Luca Pogliani per essere stati con noi. Loro sono MIPED. Grazie davvero per aver partecipato questa mattina. Noi ci rivediamo domani mattina. Intanto questa intervista MIPED la potete rivedere quando volete on demand sui nostri siti. Domani mattina un altro appuntamento con un altro ospite, sempre alle 7 sul 160 del Digitale Terrestre Nazionale. Ancora una giornata in pole position.